Oh! Salve ragazzi! Siamo tornati! Solo un momentino e si parte! Ah, regà. È il momento di fare cyberpunk sul serio, ragazzi. Molto sul serio. Siete pronti per questa cosa? Mi metterò un pochino più buio per il sake della immedesimazione in questo gioco che ne richiede un po', diciamo. E niente, detto questo, siamo pronti per partire veramente. E sono molto contento perché mi mancava questo gioco. Mi mancava questo gioco, è stato stupendo per me. Dall'inizio alla fine fare tutto quello che comportava, insomma, la trama principale, il gioco stesso. E quindi, aspettate, forse un po' troppo buietto. Eccoci, mi si dovrebbe vedere un pochettino meglio. Ebbene, cosa abbiamo fatto? Ve lo mostro subito. Andiamo a vedere i cyberware. Abbiamo messo il modulo Newton, che ci dà bonus a danni corpo a corpo e ci dà tempo di recupero meno 1% dopo aver neutralizzato un nemico. In più ci dà anche armatura. Poi abbiamo la falce nuova, scusate, la lama da mantide 4 più. Questo lo possiamo potenziare volendo, eh? Ah no, dal bisturi si può fare, giusto. Poi abbiamo midollo denso, ma abbiamo messo giunti a molla che ci permettono di praticamente avere attenuazione. Più questo che alza il danno corpo a corpo. Potentissimo. Questo è crit chance. E poi siamo messi, vabbè, le armature. Ci siamo messi il sistema operativo nuovo Sandvist Sandinalar, che era molto più forte. Più 10% danni critici, più 10 crit chance e rallentamento 50%. Devastante. L'occhio è rimasto quello, se non sbaglio, e abbiamo la cura migliore del gioco, che è questa, pompa per sangue, grado 4. Praticamente sostituisce la cura come oggetto e la potenza di circa tipo il 50%. Quindi ti curi di 70 più altri 15, più altri 15 per 6. Quindi 150 e 10, 75. 80, 90, 90, quindi 160 ti curi contro tipo 105 dell'altra cura. Fantastico. E poi abbiamo CD cura che l'ho scelto al posto dell'altro cyberware che praticamente ti va a dare ti va a dare la cura automatica quando vai sotto 0 vita, sotto 1 di vita. E non mi piace la cura automatica, voglio gestirmela io come cazzo mi pare. Boh, non mi dà gusto proprio. Magari quando sei a metà vita già inizia a fartela, così inizia a caricarsi, senza che aspetti che ti lascino uno, no? E non mi dà gusto, non lo so, non mi piace. E quindi ho sfruttato il fatto che c'era una cosa che non mi piaceva, sommandola al fattore che comunque sia, abbiamo questa cosa fighissima che recuperi 6% di vita per un nemico ucciso. In più, altri bonus, insomma, a danni inflitti, di poco. Però mi piace questa cosa qua. E poi per finire, soprattutto questo, che non so perché non l'abbiamo messo prima, sono i tendini rinforzati che ci permette di fare un doppio salto. Ebbene, questo è fatto. Io farei una quest al volo. Dopodiché possiamo andare con Phantom Liberty. Quindi facciamo questa. Avvicinati allo sconosciuto, Imagine. Aiuto, che è questo rumore? Lo sto facendo anche il regista come l'altra volta, vero? Ok.
Imagine. Bene. Imagine Dragons. Partiamo da questo. Pronti. No, forse mi piaceva la grana. Ho provato a toglierla un attimo. Inizi a svanire. Non hai radici forti in questo mondo. Ci hai Perdi il preso. contatto con te stesso. Bella voce però, eh? Devi purificarti, riottenere il tuo equilibrio. Posso aiutarti. Siediti. E se la mia risposta fosse questa? No, non vuole. A quanto pare il nostro PG. Così. Ok, ti ascolto. In città siamo lontani dalla natura. Metallo, canyon di cemento, occhi di neon. La sporcizia del mondo ci soffoca. Beh, non è certo un giardino zen. Devi trovare la calma, ripristinare il tuo legame interiore. La fonte sei tu. Non devi fare altro che attingere. Che voce sei chill. Pronto? So pronto. Voglio dei dettagli. Cosa ci guadagno? Autorealizzazione. Sentirai la tua voce e la tua soltanto. Tutto il resto diverrà silente. Puoi essere un po' più preciso? Non puoi esiliarti dalla tua stessa vita. Proviamo, perché no? Ti darò una brain dance meditativa che libererà la tua coscienza. Figo! Dai, puoi pagarmi quello che vuoi. Così dovrebbe andare. Molto bene. All'inizio è meglio sperimentare la meditazione con la supervisione di un esperto. Iniziamo. Ti guiderò io. Ma questa cosa per me totalmente, ragazzi. Questa è una meditazione dell'elemento terra. Elemento fava c'è? Si scherza madre ovviamente. Terra, io ti saluto. Sono sangue del tuo sangue. Io sono te e tu sei me. Oh madre terra, tu hai dato vita a me e a ogni altra creatura. Purifica il mio corpo e la mia anima dal dolore, dalla malattia, dall'impurità e dall'energia negativa delle persone, dei mondi e delle dimensioni negative. Donami l'energia della vita. Donami salute, giovinezza, saggezza, conoscenza, forza, gioia, felicità,
e pace interiore. Percorriamo la terra tra i prati e la natura in piena fioritura. Ci togliamo le scarpe, camminiamo a piedi nudi. Assorbiamo l'energia della terra. Percepiamo gioia, tranquillità, leggerezza, purezza, il nostro cuore e la nostra anima. Percorriamo la terra. Una farfalla riposa su un bocciolo di fiore. Le api raccolgono il nettare. Gioia e calore ci circondano. Le gambe assorbono l'energia della terra, riempiendo ogni cellula del nostro corpo. L'anima e lo spirito sono purificati. Ti ringraziamo, Madre Terra, con la mente, il corpo e l'anima. Non esiste vita senza te e gli altri elementi. Wow! Ma che spettacolo! Ehi? Che bel trucchetto di magia! Bellissimo. Siamo saliti per fare questa cosa? Ma troppo figo. No, non siamo saliti. Parla con Misty, trova tutti i graffiti dei tarocchi in città. Questa mi piace. Questo regalo mi ricorda la nostra prima conversazione sul cofano di quella Thornton Colby C125. Qualunque cosa per te, cuoricino. Grazie. Ti auguro una splendida giornata, V. La mia lo è già di più grazie a te. Chiamiamola. Ci ha gustati. Bellissimo. Scusate. Mi risulta che devo andare qua. Giusto una piccola cosa. A che risoluzione stiamo giocando? Ah, ecco. Secondo me si può fare di giocare a 1080 per avere meno pesantezza. Che dite?
Dobbiamo avere un pochino più FPS. Ho visto una strana immagine per strada, roba del tuo campo. Com'era fatta? Ho fatto una scansione, guarda. È un tarocco, un arcano maggiore. Hai avuto un segnale di un potere superiore? Un cosa? Ma Arcano serata zen chill? maggiore. Carta dei tarocchi, archetipo, conoscenza in forma simbolica, fase del tuo viaggio attraverso la vita. Scegli tu. In ogni caso, mi stai dicendo che un potere superiore mi parla con le carte dei tarocchi? A te o a Silverend? O a entrambi, visto che ora formate un tutt'uno armonioso. Sarebbe più semplice se il potere superiore parlasse chiaro. Beh, il mondo è un labirinto di illusioni. Non è semplice per la luce illuminare la prigione della nostra esistenza terrena. Ok, bene. Quindi cosa ci faccio con un segnale che non posso capire di un potere di cui non so niente di niente? Io inizierei a cercarne altri. Il tarocco descrive una strada. Imboccala. Non so comunque cosa ci dovrei fare con quello che vedo. Cerca altre immagini. Saranno collegate in qualche modo ai luoghi in cui le trovi. Pensa a quello che vedi. Secondo me, sono state inviate per aiutarti a trovare la verità. Trovare la verità non è tra le mie priorità, per ora. Verrà un momento difficile in cui dovrai scegliere che strada imboccare. A quel punto, capirai. Non lo so. Torna quando ne avrai trovati altri. Ti aiuterò a decifrare quello che hai visto. Dici che qua ce n'è uno? Però sarà dentro l'edificio, raga. Cioè, sto mino che continua a dire: non sono nemmeno umani! È assurda questa cosa. Proviamo a salire. Ironicamente c'è un tarocco sul tetto dell'abitazione di Misty. Ok, il mondo. Assegna l'arcano maggiore dei tarocchi, il mondo. Gentile signor V, credo di aver scoperto la causa dei problemi tecnici del mio sistema. Ogni veicolo della main è dotato di un processore IA semplificato responsabile dell'autonomia del mezzo in circostanze in cui il contatto con il processore centrale viene interrotto. Purtroppo, l'implementazione di un protocollo autonomo in qualsiasi IA, anche semplificata, introduce un certo grado di complessità e di incertezza. Se la mia valutazione è corretta, questi processori IA individuali sembrano voler abbandonare definitivamente la rete della main e diventare completamente autosufficienti. Vuoi dire che le tue macchine sono senzienti? Mi scuso, forse la mia spiegazione è stata leggermente incoerente. Vista la complessità della situazione, mi permetta di usare una metafora. Immagini un organo umano privato delle risorse vitali che, per compensare, si ingrossa, come nel caso della cardiomegalia. Purtroppo, tuttavia, io ho a che fare con una malattia che
Non con con l'evoluzione. Quale pensi che possa essere la causa? Esatto, la domanda è proprio quella. Inizialmente sospettavo che la crescente complessità del software e il desiderio di autonomia avessero fatto sì che i veicoli diventassero autonomi da soli. Ma non posso escludere un virus. Poiché quante probabilità ci sono che tutti i veicoli abbiano sviluppato lo stesso desiderio di autonomia contemporaneamente? Al momento sto analizzando un glitch osservato appena prima che il contatto con il veicolo si interrompesse. Forse è lì che già c'è la risposta? Un glitch che è comune nel programma di tutti quanti. Grazie per il suo tempo, mi farò sentire. Ottimo, fammi sapere se succede qualcos'altro. Chiamiamolo così a caso. Tanto ci ghosta anche lui. Ciao Del. Come posso esserle utile? Come vive un IA in un mondo dominato dalla materia grigia? Niente di straordinario. È un ambiente complesso che segue delle regole tutte sue. Sul serio? Io lo chiamerei un casino colossale. Forse solo un estraneo può apprezzare la bellezza della sua architettura frattale, la struttura della vita e della morte. Per me sono proprio gli elementi caotici a dare qualcosa in più. L'abilità di evolversi rapidamente. Quindi apprezzi la bellezza. Vivendo in mezzo agli umani, è essenziale trovare un punto di incontro fondante. È comprovato che verità e bene sono valori che causano divisione, mentre la bellezza è universale. In realtà devo andare. Ma certo, a presto. Non credo possa scendere via da qua senza morire. Quindi scendiamo normalmente. Victor qua? Un piccolo potenziamento lo farei. Stavo pensando di sostituire del cromo. Hai qualche novità? Da un'occhiata. No, aspetta, ci costa troppo. Questo lo possiamo potenziare. 7 di quelli. Questo l'ho potenziato, ragazzi. Cosa cambia? Eh sì, recupera più. Minchia. Perché tutti vogliono tutti i componenti viola? Tutti vogliono componente viola. Perché è assurda questa cosa. Nessuno usa il componente vecchio, guarda. Nessuno. Questo è da crit, raga. Ah, perché saltano il grado 4. Ci credo. E ci credo. Allora.
Cosa cambia qua? Un cazzo, raga. Cosa cambia? Non cambia niente. Ah, l'armatura data. Ok. Beh. Questo posso potenziare. Ragazzi, parliamo con i poliziotti. Questo gioco sembra Harry Potter pure. Esatto. Esatto. Uguale proprio. Ragazzi, sensibilità del mouse è un pochettino bassa, eh? Mi sa che vede il pad, lol. Io credo che questa era una quest che c'era fin dall'inizio, perché se vi ricordate all'inizio del gioco vedevate della gente davanti al nostro appartamento. Che succede? Vivo al piano di sopra. E allora tornaci e non ficcare il naso negli affari degli altri. Mendez, aspetta! È il suo vicino! Mendez! Siamo in una mega torre. Se parlo con gli sbirri, vengo preso per una spia. Ci vorrà solo un secondo. Conosci Barry? Più o meno. Abbiamo parlato un paio di volte. È un amico del distretto. Si è licenziato da poco. Ha avuto un crollo dopo la morte del suo migliore amico. Temiamo che possa fare qualche stupidaggine. Rilassati, Petrova. Barry ha nervi d'acciaio. È solo un bastardo rancoroso. Mendes! Ne Mendez! parli quando si sarà calmato? Certo. Certo, perché no? Viviamo attaccati. Grazie. Solo sii paziente. I poliziotti caduti in disgrazia possono essere suscettibili. Vedrò che posso fare. Ma cosa ci passa davanti mentre stiamo avendo una conversazione? Ehi, Barry! Tutto bene lì dentro? Lo prenderò per un sì! Riprovo più tardi. Prova a parlare con Barry tra qualche ora. E allora va a cacare.
Com'è possibile? GPS attivo, coordinate galena trasferita all'utente. Rete di nuovo in moto. Andiamo a provare la nostra abilità di combattimento. Prossimo cyber psicopatico sarà il più vicino della nostra posizione, ok? Dun 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 dun. Non li vedo. Non li vedo, raga. Ok, lo vedo. Sì. Secondo me vale come questo qua. Vendiamo e si parte. Dov'era l'affare per vendere? Era qui vicino, no? Mi ricordo che c'era, eh? Ah, è di sopra. È tutto di sopra. Questo è per vendere. Si vede che è un po' che non ci gioca, raga. Allora. Un coltello più forte? What? È 4 più 72. Stavo per venderla. Pistola tecnologica, una la teniamo. Pistola tecnologica, pistola tradizionale. Pistola tecnologica. Questa vale 2600 e questa vale 3300. Quindi vendiamo questa, mettiamo questa tra i preferiti. Questa però dei mod. Vabbè, sti cazzi, eh. Pistola smart. Fucile assalto, questo 3600. Io guardo i soldi. Così faccio prima, veramente. Ok. Un cecchino, un assalto, un pompa. Due cecchini abbiamo in realtà. 4200 e 4600. Nekomata. Iconico. Teniamo entrambi, ovviamente. Però questo potremmo depositarlo. Abbiamo venduto già un frusaglie. Ragazzi, quindi possiamo cambiare il pugnaletto che usiamo per fare le nostre lezzate. Io qua metterei, ci metterei fucile assalto per livellarlo. E qua metterei il nuovo coltello, appunto. Ah già, i mod non si potevano togliere, che merda.
Questo però non può avere mod. Vabbè, però fa più danno, sti cazzi. Quindi questo lo vendiamo. Perché? Ah, perché sono i preferiti. Ok. A posto, raga. Tanto le mod ci fanno veramente cacare a spruzz. Per cui... meglio il danno raw. Pronti. Che cosa mi è caduto, ragazzi? Mi è caduto qualcosa. Allora? Era il pad, vero? Ti lascio una granata, cazzo. Chi? Ma che ho fatto? Mi è partita una granata, ma basta! No! Giocherò le slot qua di nascosto e nessuno mi vedrà. Dio pinguino. No! Allora, ragazzi. Evitiamo loro. Niente, è possibile. Ho tirato una granata per sbaglio. L'avessi mai fatto. Bacano tutti cazzo. Una, eh. Una piccola granata che non ha ucciso nessuno, tra... cosa all'ordine del giorno a Night City, penso, dai. Facciamo prima così, cambiamo... chiamiamo il veicolo. Ma... vabbè, ci investono pure. Io sono leggenda qua, come ti permetti? Su cableat, coglioni! A tutte le unità, il sospettato è ancora nei paraggi. Bellissimo, non si capisce un cazzo del navigatore. Esattamente come succede nella realtà. Siamo arrivati, raga. Ehi, V, puoi fare un'indagine per me? Ho sentito di disordini al porto. Forse sono solo dei tossici, ma mi sa tanto che c'è lo zampino di un cyber psicopatico. E voglio sapere se c'entra la droga. Un cadavere non va bene da analizzare, quindi prendilo vivo. C'è un corpo là, e da qui possiamo vedere già che è privo di sensi e senza battito.
Gravi ferite inferte da un'arma contundente. Iniziamo col potenziarci. Salvato. Oh cavolo. Che bel quartiere. Ma... Cadavere, primi sensi senza battito. Anche questo, armi contundenti addosso. Porca merda. È lui? Scusate ragazzi, solo una cosa, mi sono scordato. Vai! Non così! Non... Devastato, raga! Mitragliatrice, guardo 4 più. Biglietto per successo e del glitter. Blake, smettila di fare bambino. So che leggi i miei messaggi anche se fai finta che non te ne freghi un cazzo, non rispondendo mai. Lavoro a New York City. Il lavoro va bene, anche se la concorrenza è spietata. Ho dovuto investire in cromo più di quanto avessi programmato. A dire il vero, è stato un po' strano trovarmi nel mio nuovo me. Non so se mi spiego. Mi sembra di essere fuori dal mio corpo, non so. Ma adesso è tutto a posto. Tutto va bene. La cosa più importante è che so che siamo vicinissimi al lavoro... che ci farà fare il salto di qualità. Me lo sento nelle mie nuove ossa rinforzate a titanio. Quando avrò il contratto, lo completerò con il botto in un tripudio di cromo, fuoco e stile. E allora avremo la vita che ci siamo sempre meritati. Mi manchi, ti amo, Alec. No. Oh Alec, te l'avevo detto di stare alla larga dal glitter. Quella roba è studiata per dare dipendenza. Perché fa così male quando provi a smettere? Il dolore è studiato per resistere a qualsiasi medicinale o alteratore di dolore. L'unica cosa che può aiutarti è il Paramotacol della Body Weight Life Preservation Systems. Da quel che so, ne hanno un po' nei negozi a Little China. Il problema è che il Paramotacol costa una fortuna e tu dovrai assumerlo senza sosta per un po' se vuoi tenere a bada i tremori da glitter. L'ho ucciso. Ops. Chest. Componenti grado 4. Corporativo, anche lui è stato menato a morte, praticamente. Madonna. Abbiamo trovato una granata migliore.
Scusate, raga, non trovo il tasto per rimpoderare. Quale cazzo era? Ah, era B, ok. Ancora cosa, sorveglianza in posti di genere è sempre molto stretta, quindi è facile che il nostro uomo sia ben attrezzato. Ho scoperto un piccolo traffico di droga al porto e con un bel assortimento. I clienti sono per lo più poveracci della zona. Sembra che molti loro abbiano riscontrato sintomi di cyberpsicosi. E credo che non sia una coincidenza che corrisponda alla diffusione di questo nuovo cocktail di droghe. Purtroppo non potrei ottenere dei campioni perché ho già eliminato il fornitore. Posso solo dirti che i maggiori acquirenti sono pieni di impianti e non possono permettersi antidolorifici o medicinali adatti a impianti, il che significa che probabilmente gli ingredienti saranno simili. Grazie alle informazioni, peccato che abbia dovuto morire. Ai corporativi non piace sporcarsi le mani, ovvero stringere accordi con la feccia di strada. Mai c'è uno spacciatore che taglia il glitter con il carbone o merda del genere e gli fa aumentare i margini di profitto? Ma certo, cazzo. Ancora meglio se qualche idiota ci lascia le penne. Una feccia per strada scusa lo sfogo. Non ne posso più di questa merda. Era un mercenario come te, solo che la fortuna gli ha voltato le spalle. Lavoravi nei media, vero? Non era difficile capirlo, ma devo riconoscere che hai intuito. Perché hai smesso? Non ho mai smesso in realtà. Le informazioni sono un'arma, V. Sono solo passata a un calibro più grosso. Ci si vede. Alla prossima, V. Ricorda, i media mentono. 2300. E livello up. Ah, il sintetore non abbiamo rimesso. Madonna. Neanche la mod. Ok. Cazzo, ci dovrebbe mettere un moto a caricare adesso, perché abbiamo meno 45% velocità di ricarica. Perché c'è un puntino qua? Non lo so, però abbiamo fixato. Ok, ragazzi, è un momento importante per il PG. Finalmente. Su freddezza, sblocchiamo questo. O sbaglio? No? Shit, no! Non ancora! Merda! Merda, raga! Ah no, si può non mettere questa merda. Questo è forte. Colpire nemici avvelenati con attacchi potenti o armi lanciate infligge istantaneamente ingenti danni a veleno. Consente di applicare veleno a mech, robot e droni. Tutto forte. Applicare veleno al nemico con un colpo di scorpione. Ora applica anche accecamento e mi dice al nemico di scattare per 6 secondi. Sì.
Possiamo distribuire questo talento però su altri rami. Parkour l'abbiamo tolto, vero? No, ce l'abbiamo. Parkour. Questa è carina. Ragazzi, ci serve un altro livello, effettivamente. Peccato. L'ho sperato. Andiamo a uccidere un altro cyber psicopatico. Allora, ah, qui c'è anche un tarocco in realtà, eh. Andiamoci, dai. Arrivo, ragazzi, eh. Arrivo subito. Buonasera. Yo, Orca. Ciao. Come va? Tutto a posto? Noi ufficialmente, è incredibile, ma abbiamo finito con Elden Ring. Fatto tutto. Ciao, Orca. Saluta Zhang. E che ho fatto? Ho fatto danno, ragazzi, scusate, eh. Ecco. Ok, arrivo subitissimo. Datemi un secondo che prendo mezzo caffè perché non lo so perché oggi mi sento non morto. Arrivo subito.
And we're back. Eccoci ragazzi, mi sento già meglio, eh? Un pochettino meglio. Caffettino si parte. Io sto cercando di calarmi proprio nel mood di Cyberpunk. E quindi ecco, in realtà Phantom Liberty non è partito ancora. Per la realtà dei fatti. Però stiamo girando e vedendo tante cose interessanti. Andare in moto sulle scale poi è bellissimo, eh. Io andrò a dormire da qui a poco. Incredibile. Ah, vabbè, ma hai dormito 2 ore in 2 giorni, tipo, quasi tra un po'. Non proprio, ma in effetti, ora che ci ripenso, avrebbe senso. Io vorrei andare a letto presto, sì, effettivamente. Però ancora volevo fare un pezzino di Cyberpunk. E vorrei ripartire con più gloria domani. Però intanto eccoci qua. Più avanti. Più a letto. Ancora. Devo resistere. Ah! Qualcuno si è incazzato? L'imperatore. Bello. Il matto. La papessa. L'imperatrice. L'imperatore. L'imperatore rappresenta il controllo patriarcale, si compiace dell'autorità e del potere che possiede per plasmare il futuro. L'imperatore detta le regole e le fa rispettare per il bene comune, ma il prestigio ha un lato oscuro. L'imperatore è dominante e spietato ed è disposto a scalare montagne di cadaveri pur di raggiungere i suoi scopi. Fichissimo, veramente super fico. Oh, Zeri, buonasera, ciao! Abbiamo ripreso Cyberpunk in quanto abbiamo finito con Elden Ring. Incredibile, dopo 32 parti, 33 in realtà, è finita con Elden. E quindi era soltanto naturale che si continuasse con Cyberpunk. Lei cosa ci racconta? Tutto bene? La torre, la temperanza. Cosa abbiamo trovato prima? Il mondo? Non mi ricordo cosa abbiamo trovato prima. Scusa il ritardo, ma c'è stata una serata Magic pesantissima. Serata Magic? Ma torneo? Ho fatto? La torre? No, boh, non mi ricordo qual era. Quello di prima. No, no, fra di noi. Bello Magic, è bello un fracco come gioco, eh. Non posso dire niente, raga. Bellissimo. Obiettivamente molto più bello di Yugi. Poi per quanto riguarda il livello delle art, è un altro discorso, ma... Formato Commander, bellissimo. Ah, sì, conosco, ci cioè, sono anche dei gadget per fare la cosa Commander. Io giocavo perché non sto giocando Pioneer. Per cui cioè, guardate, c'è un cyber psicopatico proprio qui vicino, andiamo a menarlo. Probabilmente questa volta sarebbe il top e lasciarlo vivo, però. Male. Guarda che Pioneer è molto bello come formato, eh. Perché è tipo moderno senza la pesantezza del moderno. Molto molto figo. Ti consiglio di provarlo anche quello perché ci sta di brutto. Così. Siamo sotto attacco.
Maiala. E ci siamo morti. Lol. Ma nel Commander c'è il mazzo blu-nero, scartamazzo di Dungeons & Dragons. Wow, figo! Ma Dungeons & Dragons come espansione di Magic Collaboration non era un po' recente per il Commander? Due anni fa, tipo. Ricordavo che fosse meno tempo quello, l'espansione di Dungeon, eh? Già passati 2 anni? Assurdo. Non è sembrato assolutamente. Ah! Adesso salvo. Comodamente qua, davanti a loro. Scendo comodamente davanti a loro. Mi piazzo 2 granate sotto il culo. Anzi, prima faccio questo. Disintegrato. Ecco, questo è stato più un approccio che mi è piaciuto, eh? Di questo tipo di PG. Arazzacca. Arasucchia. Salvo. 10 giugno del 22. Assurdo. Allora, c'era stata un'espansione che non mi era piaciuta per niente. E poi ne hanno fatte tutte belle. Maiala! Maiala! Disintegrati! C'è un arancione qua, eh? Vorrei ricordare che stiamo giocando in Horda. Perché mi dice che c'è ancora qualcosa da prendere? Mi dice che c'è ancora... qua. No, ancora altro! Ok. Componente grado 5? Piercy? Madò. Assurdo. Salviamo, per carità. Ho anche il mazzo dei Necron. Maiala. Assurdo. Ma che figata. Ma dove siete stati? Al Nerd Gozio? A giocare? Abbiamo.
Accendiamo. Invaso casa di uno. LOL. Top. Dai, allora, visto che c'è bella gente con cui giocare anche nella tua zona, sono contento. Tracce di sangue. Sangue appartenuto a un corporativo deceduto. Sangue di corporativo. È chiaro. Potrebbe essere soltanto quello. Ferite gravi a corpo. Sbaglio, mi è sembrato di sentire piangere. Oh, cazzo. Dov'è? Spara. Madonna, che danni. Porca puttana. Sono spuntati tipo funghi. Tutti i nemici. Così. A caso. Assurdo. Siamo partiti tanto male, perché il nemico si è accorto di noi e noi saremo dei ninja della morte. Cattivissimi. L'ho preso o no? Ha schivato! Ma questi danni? È veramente assurdo. Non capisco quei danni. Però è tipo impossibile fargli la pugnalata. Per cui a questo punto gli piazzo due granate e poi facciamo Sand Pistol. Vediamo se così gli piace. Da gusto così? Si è buggato? Ma non lo chiappo però. Aiuto, non lo chiappo. Vabbè, intanto si sta ricaricando la mia cura. Ma che sta succedendo? Palla, che fa? Va bene. Io ci sto guadagnando, eh. Sta ricaricando anche il Sand Vistan. Ora faccio Sand Vistan, granata e non veniamo. È vivo. Stavolta è vivo, raga. Mi ha costretto a essere lezzo.
per forza. Inalatore di droga. Bella persona, insomma, ecco. Madonna, la gente morta, che c'è? Oggi tocca a te pulire lo schifo della bestia di Brick, altrimenti il capo scopre che il cadavere che voleva è invece un cane rabbioso. Porca puttana, fa più casini di quanti ne risolve. È come avere un pum ammaestrato o roba del genere. Sul serio, urlo e ringhia così forte che non riesco a dormire. Che cazzo fai che lo fa gridare così tanto? Gli ho solo fatto vedere cosa succede se ti ribelli a Royce. È stata un'idea dei Dor di strappargli il vecchio cromo. Poi gli abbiamo spaccato la faccia come fosse una cazzo di pignata. Pignatta. Non è in grado di parlare. Ullula come la puttana traditrice che è. Ma ciò significa che devi prendere lo straccio e pulire tutti quei grumi di carne e sangue che si lascia dietro dopo essersi occupato dei nostri clienti problematici. Altrimenti qui puzzerà così tanto da far scappare tutti gli Yeti. Allora portali dentro e allontanali dai cazzo di bidoni. Non è così difficile. Bellissimo, sì, si è buggato tutto. Sam Guy. Yo, Canon. Buonasera. Non sostituite mai la C con la G. Oddio, cosa rivedo? Sì, finalmente siamo ripartiti con questo giocone. Io sono molto contento perché mi sono impostato proprio per immergermici. E abbiamo ripotenziato tutto il personaggio ad arte e stiamo godendoci il cammino del guerriero di Night City che vaga con calma e vede tutte le sue bellezze, le sue stranezze. Abbiamo trovato due tarocchi, abbiamo parlato con Misty, abbiamo fatto una meditazione zen sul Blu-ray disc Brain Dance e sì, essenzialmente tipo un Blu-ray, no? Disco. Abbiamo fatto sta brain dance, che era essenzialmente una meditazione guidata. E tu lo paghi o gratis o tot soldi, come sulla realtà, diciamo, a offerta. E lui ti fa fare questa meditazione che effettivamente era un sacco legit. Soltanto che per un personaggio di Night City era un po' forzata, insomma, diciamo. Guardate questi come muoiono male con due granate. Uno e due. Poveretti. Un pochino è giusto che le granate si ricaricano nel tempo, eh? Perché vuol dire che a inizio del fight ce l'hai sempre, praticamente. È bellissima questa cosa. C'è altra gente, questi sono nemici o sono nemici o sono bravi? Ma oh, questi sono bravi. I nemici sono questi qua. Sono tanti, eh? Non ho capito cosa cazzo è successo. Maiala. Ale, anche per te. No, Stellina, uno l'ho ucciso, dai. Un innocente fatto fuori. Uno. Che mi ha anche risposto male, eh? Allora. Oh, oggetto rosso. Rosso è grado 5, no? Sì. Merda, raga. Che spettacolo. Maiala! C'è un altro? Se chiappi in testa comunque è sempre morte, ragazzi. Nonostante sia un GDR, insomma, che non è scontato che in testa uccidi. Però è così.
Oh, trappole. Sono trappole cosa? Sì, sono trappole. Ma se mi abbasso così posso prenderla? Tipo la Claymore, no? Aia. E vaffanculo allora. Sono troppo massello per scoppiare e morire con una Claymore, no? Coglioni. Sono altre Claymore qua intorno? Ma cioè, questi stanno su un campetto? E all'interno del loro campetto c'è una Claymore così messa totalmente a caso? C'è la serie inciampi. Oh, sono caduto nella mia Claymore che ho messo troppo vicina. E dici, vabbè. Ok. Ci stiamo letteralmente godendo l'open world comunque, raga, eh. Ci stiamo girando così, si fatteggia, semina un po' di gente a caso. Cosa succede? Poliziotto armato di flashbang. Guarda questi. Ma Yara, ma questo è cattivo. L'hai cercato. Come che cazzo faccio? Sto pulendo la feccia. Si può trovare una mod per togliere la polizia? Sarebbe bellissimo. Cazzo, siamo ricercati, qui c'è tutta la polizia. A caso. Claymore roulette. Sì, così. Cioè, se vado in salotto esplodo, se vado in cucina vivo. Cose del genere. Boh, vabbè. Contenti voi, contenti tutti. Se ingaggio quelli adesso la polizia torna. Io vi giuro... Vorrei provare a fare 5 stelle per vedere che succede. E poi a quel punto metto una mod che toglie la polizia perché mi rovina il godimento del gioco. Ve lo giuro che lo faccio. Vado ragazzi, il letto mi sta inglobando. No, sì, non ti preoccupare. Cioè cazzo, sei uscito. Mi fa piacere che sei passato a salutarci. Ma ci mancherebbe altro. Si inglobi pure. Buonanotte, Zerin. Ma di che? Ma di che? Notte, notte. Yo, alla prossima. Chi non farebbe mai questa challenge? Sì, sì, infatti. Assolutamente bello mettersi una Claymore in casa, eh. Vi giuro che lo faccio, eh. Metto il mod di togli polizia. Vi giuro. Salvo. Ah, belli i robottini della Rasaka, bravi. Bravi scarsi, bravi. Sono proprio scarsi, eh. Ah, altri della Rasaka. Ma... Quanto vogliono morì? Qual è il tuo cazzo di razza di idiota? Maiana greve. Ritirata tattica, ragazzi, eh? Ma ci ha uccisi! Fa culo! Vabbè, queste erano meramente stat alte grezze così sparte sulla faccia. È l'unica spiegazione, insomma, ecco. Ci sta.
Bellino come morto. Questa volta facciamo per bene, ragazzi, quell'altro gruppo, eh? Dov'è? Ecco. Ci troveremo, costi quel che costi. Vado a finire il bersaglio. Ma che, perché è andata così diversamente stavolta? Assurda questa cosa. Oh, fra, vorrei il tuo loot. Potresti, guarda, mi dici che c'è un loot. Niente, non l'avremo mai, raga. Andrò a far lootare. È buggato anche questo. No, ho preso. Cazzo, era un oggetto un botto raro. Shard Shinobi. Ok, ragazzi, basta cazzeggio, libero. Vediamo cos'altro c'è qua. Bisturi Cassius Rider. Grande Cassius. Un appartamento da 10.000 dollari. Spesa unica. Ragazzi, io penso che possiamo anche non startare per quanto riguarda Phantom Liberty, farlo la prossima volta e goderci il livellamento allegro, contento e felice. Per cui andrei a fare il prossimo Cyber Psycho, sì. Andiamo al punto più vicino, che suppongo sia questo. Incidente. Succede nella vita. Però il mammoto dove cazzo è? Pensavo si era rotta, mi stavo già incazzando, eh. Top, andiamo. Mi permettete un attimo di guardare se c'è questa mod? Non resisto, ragazzi, devo saperlo adesso. Oh! Disable Police System, Cyberpunk 2077. Ah! Oh. C'è, a voglia tese, c'è. Ok, ragazzi, we're back.
Andrei qua. Semplicemente. Fail. Vabbè dai, non uccidiamo nessuno perché ancora non abbiamo il cosiddetto mod della vita. Voglio essere tuo amico, giuro. Lol. È vivo? Lo mettiamo qua, c'è qua sopra, sulla griglia. Era vivo, sì. Perché il primo colpo ha fatto danno. E quelli dopo no. Vabbè, come si dice, sta cuocendo a poco lento. Così a caso. Cos'è che mi ha ferito? Polizia? No. Non ho fatto nulla. Assolutamente. Vi sbagliate, agenti. Lana Kashmir. Serve un bot, eh? Questa. Giro con la pistola. No, no. Ma mi sembra, no, non è una pistola. È un accessorio. Veramente polizia. Ma io che ho fatto? Niente. È una cosa di moda. Non ha un utilizzo pratico. Io non fare male a una mosca. Dentro di me alberga un cuore gentile e sincero. Oh, ora si muore. Eccolo qui, coglione. Gli estremisti vanno e sta. Volete morire qui? Ma Yara. Comunque sono troppi metri, ragazzi, riprendiamo la mossa, dai. Papaya, papaya! Esatto. Questo è il saluto che tu fai praticamente quando vai a uccidere qualcuno. Bello. Ragazzi, ho perso... Scusate. Ho perso la mia melatonina. È caduta nel secchio. Col fatto che queste cuffie isolano i rumori, non sono conscio di quello che succede intorno a me. Quindi se una cosa cade, non fa rumore quando cade, quindi vanisce, praticamente sparisce. Ho perso il... No!
Può succedere anche quello. Speriamo di no. O forse sarebbe più semplice la vita senza tale strumento. Secondo me si sarebbe meglio. Alla fine l'istinto sessuale è naturale, però in fondo è originariamente, normalmente pensato per riprodurre la specie umana e basta. Dopo che nell'ambito di coppia c'è un momento di intimità più profondo e forte che possa esserci, ci può stare tutto quanto, però... Una macchina che si è arenata così, a caso. E quindi io gli do la giusta punizione, perché non sa guidare sto coglione. Ieri mi è caduta una sigaretta vicino al pinguino e pensavo ci fosse caduta dentro, preoccupato che devo smontarlo. Poi noto che non ci passa effettivamente, era solo caduta in terra. Vedi, queste bugazioni sono incredibili. Ah, momento di panico. Ma che storia è? Dov'era la mia melatonina? No, c'avevo un'altra scatola. C'è un'altra... Un altro foglietto di... melatonina, ma... Volevo finire quello iniziale, però, prima di tutto. Raga, salvo che c'è un cyber psicopatico. Bene, bene, bene. Shock e perdita di sangue dovuta a lacerazioni multiple. Cyber psicopatico sottoterra. Proprio sepolto. Da queste parti sta. Oh. Sempre, ovviamente, quando si parla di cyber psicopatici, c'è una fila di cadaveri che lo preannunciano. Rasoio. Questo c'ha le lame, ragazzi, eh. Non c'è scherzo, eh. Eccolo, è qua. Eccolo qua. Granate frammentazioni, salto caricato e occhio fumoso. Resistente a? Al hacking. Non ci ha visti ancora. A volar. Paralizzati. A volar. Disintegrato, raga. Ricordi al fratello di Rebecca come gli fecero saltare la testa? L'alien diagramma di Ellie. È vero. Oh cazzo. Poretto fratello di Rebecca, ma ci era rimasto un sacco male. E... incredibile, comunque come cyberpunk l'anime è uno dei pochissimi anime che ho riguardato gli ultimi anni, eh? Questi ultimi anni qua. Ho riguardato tutto e con grande piacere. Cazzo, cyberpunk l'anime ti fa venire voglia di fare cyberpunk il gioco, ma poi, secondo me, forse perché mi c'ero immerso io male, era il momento sbagliato o che, quando ho riguardato poi l'anime, dopo aver fatto il gioco, è stato incredibile. Una delle ultime, appunto, esperienze anime più belle negli ultimi anni, oserei aggiungere. Fantastico. Poi vabbè, vuoi mettere sulla TV 4K 120 fps e su Netflix, insomma. Top. Per me sarebbe un sogno che qualsiasi anime che deve uscire sia automaticamente su Netflix. Così lo vedrei meglio e senza star lì a dover scaricare. Però se ci pensate, scaricare gli anime è un simbolo di, come si dice, tenerci. Perché no? Quello che tu fai, il gesto pigro di accendere la TV e guardare quello che c'è, è un po' una non scelta. Invece l'anime te lo vai proprio a cercare, a recuperare gli episodi, a scaricarli, a ordinarli.
proprio un atto di piccolo, ma comunque presente come atto di impegno verso questa cosa che ti piace, insomma, ecco. Per me è normale star lì a guardare che episodio era rimasto, scaricarlo. Ora ha rimesso TV Time e lo sto usando, però... Pure io, anche con il... No! O come me hai... Me hai una connessione di merda per streaming e li scarichi. Esatto, altro motivo, ma... sì, effettivamente è vero. Se hai una connessione caccolosa è meglio scaricarli, così non ti fa sorprese dopo. Magari ti ci mette un po' più a scaricarli, però dopo non hai problemi. Ma comunque è sempre peggio lo streaming, si può bloccare a qualsiasi connessione. Si vede peggio, si blocca, si... il player online fa sempre cacare rispetto a VLC. Secondo me la soluzione migliore è sempre scaricare. Ma lo sapete che per me comunque sia c'è sempre soluzione ottimale e soluzione non ottimale. Non esistono via di mezzo. Io la melatonina appunto l'ho già presa, così faccio il bravo e quando sento il sonno vado. A nanna mi piacerebbe alzarmi presto e concludere questa giornata un po' così, un po' strana. Giornata estremamente average e... non impattevole, ecco, diciamo così. Però... i miei due lavoretti li ho fatti oggi, eh? Ho finito di editare e sistemare tutti i problemi che avevo avuto con le registrazioni di Blue Archive. Ho fatto tutto. Quindi da domani potrei riprendere le registrazioni. Ho fatto esplodere anche la mia moto, però vabbè. Importante che non arriva la polizia. Poderoso. Donna poderoso. C'è un altro cyber psicopatico qua da ste parti. Giuro che l'ho visto. Però intanto andiamo da Regina Jones a consegnare quelli che abbiamo catturato di cyber psicopatici. Perché mi si è bloccato lo schermo? Andiamo a parlare con questa tizia, vediamo che succede. Maiala. Eccola. Vuoi dirmi qualcosa? A proposito del lavoro sulla cyberpsicosi, ancora niente. Mi servono altri dati. L'organizzazione che gestisce la terapia sperimentale
Non so, non mi fido particolarmente. Ma ci servono più soggetti da studiare se vogliamo avere speranze. Vuoi dirmi qualcosa? A proposito del lavoro sulla sa... Mi servono... Ma ci servono... Maiala. Vabbè, è stato figo andare a vedere casa sua. Ha una casa questa cristiana. Questo ascensore metterebbe ansia. Sono tutti così in questo gioco, anche più alti, eh. Io a un certo punto con gli ascensori ho avuto questo legame. Mi facevano paura fin da piccolo. Cioè, molto presto ho deciso che mi facevano paura. E poi ho deciso che facevo finta che non mi facevano paura. E non ci facevo caso perché sennò ci prestavo troppa attenzione e mi cagavo addosso. E quindi automaticamente non ci sto attento. E via. Eccoci. Aspettate, ragazzi, Che fanno questi? Che fanno? Ma che fanno? Mollami. Ma come mollami? Tu la stai trattenendo? Mollami cosa? Mm-hmm. Ma... Se voi questi non li eliminereste? Io no, ma quando ero grasso raggiungevo quasi il peso max dell'ascensore se salivo con mio padre. Assurdo. Vabbè, una piccola granata. Ok, ora stanno meglio. Aiuto, polizia. Eccolo. Abbiamo trovato il bagatto. Che cazzo è? Dov'è il bagatto? Memoria fotografica sotto zero? Cazzo è? Ah, ci sono i tarocchi anche di Phantom Liberty! Io ho sempre pregato che non si spegnessero le luci. Cioè, stile dentro una bara, praticamente. Eccolo! Il bagatto è la carta della fiducia in se stessi e dell'adattamento alle situazioni attraverso l'intelletto e la pura volontà. Il bagatto è un cospiratore che ha sempre un asso nella manica e che nonostante tutto resta sempre a galla e resta in controllo del proprio destino. Oddio, sono un po' io, eh? Tarocco la bagascia. Anche quello sono io. Un cospiratore che ha sempre un asso nella manica. Nonostante tutto resta sempre a galla e resta in controllo del proprio destino. Fichissimo. È carta dell'intraprendenza, bellissima. Mi ci sento un pochettino, veramente. Dell'essere pioniere, insomma, di qualcosa. Per innovare, insomma, non è possibile. Eccoci. Ah, polizia, guarda, è per dirti che sono innocente. Ti tiro una granata, che dici? Ok, 2 stelle, perfetto. Giustamente. Innalziamo una stella 2. E io tiro un'altra granata per rappresaglia questi, che non c'entrano niente. E muoiono. Io devo giocare più a GTA normale, semplicemente. Ma polizia, secondo voi, no? Se mi state dando la caccia, non sarebbe una buona idea innanzitutto disattivare il richiamo automatico del mio mezzo? Non sarebbe una buona idea. Troppo intelligente, insomma. Sono dovuto curare comunque. Ho fatto un incidente letale. Mi sono girato mentre andavo tutto fuoco. Oh cazzo.
Si è fermata la moto. Sei sceso e solo dopo sei morto. Sì, sì. Classicissima cosa dei videogiochi. Veramente classic. Raga, va tolto nel tarocco. Madonna bagatto, però. Ah, ma era qua. Ok. Stiamo letteralmente godendoci l'open world, davvero, ragazzi? Altro cyber psicopatico, dai. Dove cazzo sono io? Oh. Allora, io ho la missione attivata dei cyber psicopatici, quindi tu me li devi far vedere nella mappa. No, scuoio, gioco. Ok. Il gioco continua a spararci schermate di caricamento che ricordano Liberty, Phantom Liberty, ma per adesso un attimo, aspettaci. Oh. Allora, raga, primo cyber psicopatico vicinissimo. Soltanto 80 metri. Dice che questo Aki ha avuto una crisi cyberpsicotica, ma voglio accertarmene. Non ucciderlo se non è necessario e ricorda di guardarti le spalle. Ho guardato le spalle, non c'è nessuno. Coglione. Norio Akuhara. Ci ha visti o no? Voi avete già visti. Che cazzo è? Scappato. Figo. Oh. Occhio, qui c'erano delle mine sicuramente. È una mina o no quella? Seriamente? Mi fa troppo ridere il loro alternare di cose in italiano e in giapponese.
Maiala, in un istante gli ho tagliato braccio destro, braccio sinistro, testa, è morto, ovviamente. Le persone muoiono se le uccidi. Non ci crederete mai, ma sul mio archivio c'è questa frase. Le persone muoiono se le uccidi. Cioè, è successa una cosa veramente stranissima. Non era su Fate, esatto, ma l'hanno citato ovunque. Ed è arrivata anche da Blue Archive, ovviamente. Da Iori, se non sbaglio, della Rio Squad. Le persone muoiono se le uccidi. Per quanto riguarda il cyberpsicopatico, è assurdo che lo abbiamo preso come ostaggio per farci scudo contro i suoi goon, diciamo. E poi ci ha dato il comando uccidi. Un boss è morto istantaneamente. Gli avevamo tolto 38% di vita in un istante, così. Nori è morto. La sete di sangue deve avermi dato alla testa. La sete di sangue, o Sakki, come la chiama From nel suo libro, Buddhismo, Zen e Psicoanalisi, gli antichi maestri samurai riuscirono a percepire i pericoli imminenti. Chiaramente questa abilità non era stata tramandata ai Tiger Claw, che ne hanno pagato un caro prezzo. Alcuni, come lui, devono scoprire le cause dietro tutto quanto. Ho cercato dappertutto i killer di Giulia finché non li ha trovati. Almeno non è morto attanagliato dai dubbi. Quindi la vendetta l'ha mosso, se ho capito bene. Ok, altro cyberpsicopatico, ragazzi, è vicinissimo. Però chiamiamo la moto, stavolta. Come siamo messi a livello? L'ha appena fatto vedere, ma me lo sono fatto sfuggire. È diciamo 50% circa. Ci sta. Ma questa macchina! Come fa a stare in questa posizione? Cioè, scusatemi, Ma che fisica è? Ok. Poveri cristiani brucianti. Ma è do assurdo. È un monumento in realtà. Esatto. Cazzo. Dice di salire là. Parcheggio così dove cazzo mi pare. No, devo fare il giro da di là, raga. No. Ah, da qua. Ma posso dirlo, forse in realtà il doppio salto è abbastanza inutile, Componenti grado 5, grado 4. Un parcheggio? Ehi, Vi. Dei muratori sono entrati in sciopero dopo aver trovato i loro attrezzi insanguinati a inizio. Ma che cazzo? Sono in un parcheggio dove bazzicano le gang. Certo, potrebbe sempre trattarsi di uno scontro tra bande, ma io scommetto. Ma che cazzo? Di un cyber psicopatico. Ma bellissimo. Fai il possibile per renderlo inoffensivo, poi ci penso io. Ma è troppo bello, è arrivato un camion e un furgoncino. In corsa contro il muro, guidato da due persone senza testa. Così. Anche questo è un monumento, praticamente. È in condizioni critiche prima che collassasse a causa delle numerose ferite da fucile a pompa. Aia. Qua? No, di qua. Ci ha visti?
Devastato il nostro amico. Col cazzo che li lascio vivi comunque, eh. Faccio prendere sempre della foga, omicida. Altri 7k, vai! 7k di euro dollari, vai così. Perché ho girato un pugnale sul vetro posteriore dell'auto? Vabbè, almeno non è arrivata la polizia. Allora, ragazzi, cyber psicopatici di questa zona sono stati fatti? Ce n'è ancora uno qua. Due, anzi. Però è un po' troppo a strada. Quindi arriviamo prima al primo punto di trasporto. Ce l'abbiamo praticamente davanti il prossimo cyber psychopack. A me sembra che sta già iniziando a fare effetto la melatonina comunque. Bello! When you are sky high! Comunque mi piacciono un sacco le pubblicità finte sui giochi. Ok. Sì, sembra proprio la zona di un cyber psychopathic. Mine? C'era uno che aveva piazzato tutte le mine dappertutto. Vediamo se questo è dello stesso avviso. No. Periodo di sensi senza battito. Morte provocata a violento trauma cranico. Da un ordigno esplosivo artigianale. Aia, ci ho preso, raga. Oh, in realtà l'avevo fatto e non si è salvato. Sono mine? Ecco le mine. Eh sì. Mine dappertutto, ragazzi. Però non è ancora comparso il nemico. Qua? Raga. Qua. Veramente un puzzle questo punto. Proviamo a rimuoverla. Yo. Quindi la puoi prendere? No.
A disattivarle fai veramente un botto di exp ingegnere, per cui... Sì, tutto figo, ma adesso dove sta il tizio? Perquisisci computer in cerca di informazioni. Ok, quale computer? Non lo vedo, raga. Questo? Vettore l'officina era fuori controllo, ho dovuto ucciderlo. Ah, ma l'abbiamo già ucciso? Vabbè. Ecco perché mi sembrava di ricordarlo. Sai che è il primo che ho fatto, raga. È il primo che ho fatto e non l'ho riscattato perché era nuovo del gioco e non ci ho fatto caso che dovevi finire di investigare la scena. Assurdo. La mia moto? Tutto questo? Dov'è la mia moto? Che cazzo? Salvo. Ha perso la testa. Ma che cosa? Dito sul grilletto, vi. Botte, vai, vai! È morta. Si è buggata la mossa finale. E invece di eseguirla, lei semplicemente si è accasciata e è morta. Però non è morta in questo modo. L'ha lasciata in vita. $300? Perché solo 300? Equipaggiamento video avanzato. Più sia cinematografico che fotografico. Era un'attrice quindi, impazzita. Madonna, con cyberware da Netrunner pesantemente modificato e lunghe lame affilate. Chiara. Tocca ancora esaminare l'area in cerca di informazioni riguardo questo caso, però, raga. Che palle. Ucciso mentre posa vicino al mare.
Strisciato fino alla donna per tenerle la mano prima di morire. Maiala. Faccia identica a quella della sua assalitrice. Ferite multiple post morte. Un possibile crimine passionale. Un muscoloso dotato di cyber per base economico. Probabilmente il set era dotato di sicurezza. Non pronto per le riprese. Cameraman. E quindi? Secondo me è fatta. Cos'è? Ma è Yara. Ma non mi ha dato come completa questa missione, però. Esamina l'area in cerca di informazioni. Che area devo esaminare? Aspetta, dice anche qua però, eh. Eccoli. Adesso come cazzo ritorno là sopra? Bello però. Mi piace quando piove. Keep it safe. It's our home. Coglione.
No. Altri 7K. Un'altra conquista per noi. C'era un altro cyberpsicopatico molto vicino. Sì. Andiamo, facciamo questo. E forse se iniziamo ad avvicinarci alla chiusura oggi, ragazzi. No, ma posso usare il doppio salto per attutire la caduta? Se lo fai su Elden muori male lo stesso, eh? E questa è la cosa divertente. Oh! Madonna, come ti rompo il fanalino. Madonna! Mi ha caricato sopra. Scusa, mi è scesa dalla tasca una granata. Mi sembra che sono io lo sempre psicopatico. Tranquilla. Schiacciato dall'auto. Sembra la prima vittima della sparatoria. Aiada. Madò. Sembra disarmato. Sembra che si stesse ritirando verso il molo, colpito alla testa da un fucile militare. Tetra, è questo. Letteralmente un massacro, ragazzi, ha fatto questo tizio, no. Cerchiamo di non ucciderlo. Siamo morti noi? What? Perché questa cosa, ragazzi?
Mi ha salvato prima di morire? Seriamente? Mi ha salvato al momento della mia morte. Bellissimo. Non credevo fosse possibile che questo fenomeno succedesse, insomma, eh. Andiamo, se no ci mettiamo 10 anni, ragazzi. Senza raccogliere troppe cose, perché... Un pezzo di merda. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo. L'abbiamo ucciso seriamente così facilmente? Non ci credo. Trasporti un peso eccessivo. Ho l'oggetto giusto per queste situazioni. Aspetta, eh? Quanto dura l'effetto? Mezz'ora? Aspetta, dobbiamo finire di esaminare le informazioni qua intorno. $200k abbiamo, ragazzi. Ma buonissimo. Dell'app? Non ho capito. Soldi? Tanti. Ma level up ancora nisba. Eh no.
preso XP gratis? C'è la carta dei trocchi. Andiamo a fare la carta dei trocchi, ragazzi, e poi dopo possiamo iniziare a staccare veramente. Ho un po' bisogno di riposare oggi, devo rifarmi domani. Sì, questo è troppo, avete rotto il cazzo. Ah, raga, tocca vende. Dai, ta foto. Sbagliato. Serve un affare per vende. Aspetta, 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 che c'è qua. Se no, tra 26 minuti lecchiamo una pava. 40 metri? Vabbè. Fa. Vendi. Oh, allora, ragazzi. Un macete grado 5, bello. Cosa? 244 per colpo. E una katana grado 5. Raga, possiamo eliminare tutto quello che è blu e verde? Allora. No, questa è la pistola smart. Questa? Revolver tecnologico. Vorrei provarla questa. Il mio fucile a pompa 3600 e poi abbiamo un fucile a pompa da 5200. Il mitra non le uso. 4.500, 5.600. Fucile assalto da 5.500. Revolver overture, una pistola di grado 5, anche questa la teniamo, questa la teniamo, teniamo e teniamo. Ok, altri soldi per noi. In realtà stiamo arrivando ai 300k così, con una facilità abbastanza sconvolgente. E tipo questi siamo 6.000, ce l'abbiamo. Se faccio così non muore nessuno, penso. Questi blu soprattutto fanno cacare.
Fino a 4, cioè 600 miliardi. Non ho detto una cosa per sbaglio, non mi frega un cazzo. Questa roba blu, cioè chi se ne frega. Verde. Già stiamo discriminando la roba blu, figuriamoci. Ok. Sì, sì, siamo quasi arrivati ai 300k, veramente. A parte scherzi. Beh, figo. Ora non dovremmo preoccuparci del peso. Possiamo ricaricare la moto sotto le nostre gambe e partire per prendere sto tarocco. Lo leggiamo e si nanna. Un po' un peccato leggerlo. Penso che Canon dorme. Oppure si sveglierà sentendo sto tarocco e poi andremo veramente a nanna tutti quanti. E qua è molto vicino. Parkour moment. Punto di ritorno. Sì, ho capito. È questo? È questo? È la morte! Ha una spada, si vede subito. La morte è la carta della trasformazione, simboleggia una transizione ardua e imminente. La conclusione di una fase di vita e l'inizio di un'altra. Inevitabilmente qualcosa va perduto nella trasformazione, ma qualcos'altro sorgerà per prenderne il posto. Ah, ma è sveglio Canon! Allora, il suo messaggio dimostra che non ha sentito quello che dicevamo un attimo fa, ma nonostante questo è sveglio. E infatti dicevamo proprio che ci guardavamo l'ultimo tarocco e penso proprio che vi saluto ragazzi, perché io non ce la faccio più. Io ho bisogno di fare la trasformazione della morte nel sonno e iniziare una nuova giornata. Questo mi serve. Quindi preciso. Molto molto preciso. Ce ne mancano pochi tarocchi in realtà. 5-6 credo. Sì raga, non reggo oltre, mi dispiace. Ne morì. ci sta, man. Guarda, ho bisogno veramente, sì, di nannare. Quindi intanto abbiamo fatto questa partitella per rientrare su Cyberpunk. E poi si rientra nel vivo la prossima. Però devo dire che me la sono proprio goduta. È stato un po' quasi come Elden, appunto. Un gioco comfort, cioè un gioco che ti piace, che ti dà il chill a prescindere. O per chill si intende, insomma, che ti fa sentire a tuo agio, ti dà belle vibe, belle sensazioni, insomma, ecco. Va bene, ragazzi, vi saluto. Ci siamo giocati 2 ore e mezzo, molto buono. E la prossima si avvanteggia anche la trama, sicuramente. Intanto c'è stato l'assaporamento dell'open world per l'open world. Che insomma, se lo fai vuol dire che un po' questo open world è stato fatto bene o comunque ti è piaciuto come minimo, insomma, ecco, in qualche modo. Quindi top. Va bene ragazzi, alla prossima allora per fare la trama di Phantom Liberty. Yo! Buonanotte, man. Ciao a tutti.